Benvenuti. Oggi abbiamo qui questo che è un classico stereo anni tardi anni 90 con doppia piastra a cassette, lettore CD e poi vabbè, ovviamente il sintonizzatore radio. È bello potente, io l'ho già provato, però ha un paio di problemini. Prima di tutto non sono riuscito a fargli leggere il CD. Secondariamente, ma neanche tanto secondariamente, la roba all'interno, come potete sentire, sbatte. Probabilmente ha preso qualche colpo, sono saltati via i gancetti che tengono ferma la scheda elettronica e tra le altre cose, qui dietro non c'è nemmeno la presa per attaccare l'alimentazione perché è sfondata all'interno. Io l'ho provato infatti collegandomi dal vano batterie. Comunque sì, ora ci avviciniamo e lo smontiamo e vediamo come è all'interno conciato e cosa possiamo fare. Quindi prendiamo un cacciavite a stella e andiamo a svitare il tutto. Ha un sacco di viti questo, però tanto io vi accelero tutta la cosa e voi vedrete solo il finale come di consueto. Assaggi minimi. Oh, finalmente siamo riusciti ad aprirlo. Qua c'è il trasformatore 220 che è saltato via. Qua ci sono i cavettini. Ah, però si sgancia di qua, ecco. Si noti, qui c'è tutta la parte dell'alimentazione, le cassette che hanno tra l'altro le cinghie ancora buone, il lettore CD è collegato, tutte le sue belle parti qui sulla scheda, scheda che balla un pochino a dire la verità, però tendenzialmente sta bene al posto suo. Lì ci sono le casse e di qua c'è il circuito di alimentazione, quello che era venuto via, che si era sfondato come vedete dal punto di qua, perché questo dovrebbe stare dentro qua così, solo che la plastica che lo reggeva si è rotta. Bisognerà trovare un modo di rimettere a posto questo qua che appunto è saltato via. Appoggiamo dentro questo nel modo in cui dovrebbe stare, riattacchiamo questa vite qua e semplicemente questo lo dovremmo incollare, perché come potete vedere qui la plastica è completamente rotta e non è quindi possibile rimettere su le sue viti, perciò lo incolleremo con la colla caldo in modo che stia lì fermo in posizione. Ok, ho messo la colla che tiene il trasformatore in modo da tenerlo fermo. Ho provato a vedere, però il lettore CD non si muove, cioè se noi diamo alimentazione a 12 volt come sto facendo adesso, se selezioniamo radio, come sentite funziona perfettamente. Quando seleziono CD non succede niente, non si accende, probabilmente è proprio guasta la scheda del lettore CD, quindi non gira, non fa niente, ma neanche si accende, quindi mi sa che il lettore CD lo dovremmo, ci dovremmo rinunciare al lettore CD. Speravo che guardando dentro si trovasse qualche filo staccato, qualche cosa semplicemente da riattaccare, invece probabilmente è proprio guasta questa scheda qua perché non dà segni di vita alcuna. Se invece diamo alimentazione direttamente al motore, ho provato a farlo prima, il motore gira, quindi il motore del lettore CD è funzionante, ma con la scheda che lo gestisce che è guasta, quindi chiaramente non c'è granché da riparare. Adesso quando la colla si secca andrò ad attaccare questo filo su quella scheda e vedere se il suo alimentatore effettivamente funziona. Questo è un errore procedurale, la cosa corretta sarebbe stato prima provarlo e poi incollarlo, perché se poi non funziona l'abbiamo incollato per niente, però siamo fiduciosi sul fatto che funzionerà, che lo andremo a riattaccare. Attacchiamo il suo connettore come stava prima, cioè così. Ok, adesso proviamo a dargli alimentazione da qui, prendiamo un cavetto di questi e proviamo a dargli alimentazione. Tengo dietro in modo che non sfondiamo la colla appena messa, attacchiamo la spina. Vedo sia selezionata la modalità CD che come abbiamo visto non funziona, ma perfetto. Mi spiace solo che il CD non funziona, cioè non si riesce proprio a dargli vita. Facciamo una prova totale dell'apparecchio. Ecco, forse questa è la posizione migliore da cui vedete meglio. Come vedete selezionando CD non succede nulla, non va niente. La radio, la radio funziona ed è anche discretamente potente. Messaggio. E garanzie. Ma qualche mese fa. Lucio su affezionati. Cose vado. E la notaggio inclusi. Ed ha anche un'ottima ricezione, tra l'altro, perché vedete che basta toccare di poco la manopola, cambia canale e si sintonizza correttamente su quel canale. Non saltella, non dà problemi.
regolazione del tono. Funzione bassi potenziati, però magari ci vuole. Ignora montagne, ignora nel canto quel coro ammaliante che rompe alla mente il biglietto. Il volume è proprio al minimo ed è già altissimo, quindi cioè wow. Poi ha la possibilità di duplicazione ad alta velocità, qua back channel doubling speed, normal e ahing. L'uscita di cuffie, regolazione come si diceva di volume e di tono, selettore di funzione, modalità stereo mono per la radio, per l'FM, oppure normal chrome per le cassette, tape 1 e 2, il 3 e il 4, quindi ferrocromo e metal non è previsto. Però a questo punto io andrei a provare a sentire una cassetta che ovviamente è sempre la stessa. È sempre questa cassettina che ormai vi sarete anche stufati di vedere, che è quella di Aldoni. Selezioniamo tape e proviamo. 37 Proviamola sull'altra piastra. Riavvolgiamo. Perfetto, facciamo anche una piccola prova di duplicazione tra questa cassetta e un'altra cassetta vuota che vado a prendere. Ok. Questa è quella famosa cassetta che utilizziamo per le prove di registrazione, quindi ci ha registrato sopra un po' di roba che ora non ci interessa. Quindi andiamo a premere play. Normale. Alta velocità. Alta velocità 2. Perfino più orecchiabile così. Poi quando si stoppa la registrazione, come vedete, ricommuta a velocità normale. Proviamo a vedere com'è venuta. Con la velocità giusta, tra l'altro. Ok. Quindi, tra l'altro, avete visto che anche usando la velocità, alta velocità, poi il sincronismo è fatto molto bene, quindi poi si sente alla velocità giusta. Cioè, dovremmo darlo per scontato in realtà, però non è così scontato su un apparecchio usato che questa funzione sia ancora funzionante. Boh, mi piacciono tanto questi stereo, però mi sa che alla fine lo venderò perché non... che me ne faccio, poi ingombra da morire, non so dove metterlo. Detto questo, questa era una riparazione molto veloce, come avete visto si trattava solo di riattaccare il trasformatore in posizione e lo abbiamo fatto in pochi minuti. Avrei voluto riparare anche il lettore CD, ma purtroppo non da segni di vita, probabilmente da sostituire interamente la scheda, e ovviamente su un apparecchio come questo non ne vale la pena, ed è un peccato. Quindi, detto questo, la riparazione finisce qui, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, mercoledì o sabato. Nel frattempo, come al solito, vi lascio qua di fianco degli altri video da vedere, se, nell'attesa che esca un nuovo video.